altre prefetture della Campania. C'è il presidio e la manifestazione dei lavoratori indetta dalla CGIL, CISL, UIL, FIAT e UGL per protestare contro l'inerzia della Regione e del Governo nella stabilizzazione dei lavoratori dei consorzi di bacino della Campania all'interno degli ATO che sono previsti dalla legge regionale di ordino. A quasi un anno di distanza dall'entrata in vigore della legge c'è una plateale clamorosa inapplicazione di questa legge. La legge è futuro per la Campania, sia per riordinare il ciclo dei rifiuti e ovviamente per quanto ci riguarda per inglobare definitivamente i lavoratori dei consorzi di bacino che sono nella realtà salernitana l'ossatura del ciclo dei rifiuti e invece sono ancora considerati come una merce non integrata nel ciclo dei rifiuti. Basti pensare che i comuni non versano le quote per i servizi che fanno i consorzi e di fatto mettono in condizione i lavoratori di non percepire lo stipendio. Siamo qui per far sensibilizzare da parte del governo, quindi in questo caso il prefetto di Salerno, sia la regione che il governo nazionale, perché si sbocchi questa assurda e sbagliata condizione, sia alla legge regionale che deve riordinare il ciclo dei rifiuti, sia alla stabilizzazione di tutte le lavoratrici e lavoratori dei consorzi di bacino della Campania.